Salve, benvenuto o bentornato sul mio canale. Questo sarà il mio video dedicato alle letture di marzo. Io lo chiamo il nottetempo. Bene, la prima cosa di cui ti vado a parlare l'ho letta in ebook sul mio buon Kindle e sto parlando di Looking for Alaska di John Green, primo libro di questo autore sia nell'ordine di pubblicazione sia nel senso che è il primo libro che io leggo di questo autore effettivamente. Autore che abbastanza intuitivamente è nativo in inglese e quindi io l'ho letto in inglese. Credo che abbia un modo che a me sta molto simpatico di costruire i personaggi. In particolare mi sono rimasta colpita dal personaggio di Alaska, è uno di quei personaggi che mi lasciano qualcosina alla fine della lettura, soprattutto perché abbiamo in comune alcune cose. In sostanza è la storia di alcuni amici, in particolare di Miles, narratore della storia, e di Alaska, diciamo colei che sconvolgerà la vita di Miles. Mi aspettavo un altro tipo di libro, non è stato male, devo dire. Primo fumetto di cui ti vado a parlare, Leggenda di Arata numero 1 di Yui Watase, autrice piuttosto nota. Questo è l'unico shonen, credo, di questa autrice. E la trama fondamentalmente è questa: uno scambio di due ragazzi che sono appartenenti a due dimensioni diverse. L'altro mondo, diciamo, quello, l'alter ego, è tutta una faccenda più o meno fantasy, mentre l'altro possiamo dire che è una sorta di contemporaneità. I disegni sono piacevoli. Quindi non mi sento di dirti che è orribile, semplicemente per me, che sono una lettrice di questo genere di cose da un po' di tempo, sì, è molto già sentito, già visto. Ho letto questo volume grazie a Spiccicallen, con cui l'ho scambiato. La ringrazio ancora una volta per avermi permesso appunto di leggere questo volume qua che aspettavo da un po' di tempo. E penso che la leggenda di Arata si concluderà qui per me. The Seven Deadly Sins numero 7, di Nakaba Suzuki. Gli elementi fantasy ci sono, a me continua a piacere. Al momento siamo nella fase riuniamoci come gruppo, scopriamo chi sono i personaggi e andiamo a capire anche chi è il cattivo principale della faccenda. Questa è più o meno la fase a cui siamo arrivati a questo punto. A me continua a interessare, continua a intrattenermi e non posso chiedere molto di più da uno shonen, quindi io continuo a consigliarlo sentitamente. Fairy Tail numero 41. Io continuo a seguire Fairy Tail di Romashima. Questo di tutti i volumi che io ho letto della serie, forse è uno dei più deboli. Non ci sono grandi sviluppi della trama ed è molto improntato sul combattimento abbastanza a caso. La mia opinione però sulla serie, se lo vuoi sapere, è che non sia così l'intera serie. Io sono affezionata ai personaggi di Fairy Tail, secondo me è facile affezionarsi a questi personaggi perché sono molti, sono piuttosto simpatici e sono anche abbastanza ben assortiti. Quindi, se vuoi la mia opinione, Fairy Tail non è la feccia che molti descrivono. Detto questo, questo volume in particolare evidenzia alcuni dei suoi difetti più evidenti. Uno su tutti è appunto il genere di combattimenti e di cose che tira fuori ogni tanto. Ma mi piace. Per essere uno shonen fantasy uscito in quel periodo, riprende, è vero, tante altre cose, ma secondo me si lascia leggere ancora abbastanza bene. Una vita da lettore di Mick Hornby. Ne ho già accennato nel mio video dei preferiti di questo mese e sul mio blog. È un compendio molto particolare di una rubrica tenuta da Mick Hornby all'interno di una rivista. In Italia questa rubrica era presente sulla rivista Internazionale, che è una rivista piuttosto interessante, a mio modesto parere. Dunque, questa rubrica essenzialmente raccoglie le letture mensili dell'autore. A corredo troviamo anche un po' delle sue esperienze personali, magari dove è stato, cosa ha fatto, perché ha letto proprio quelle cose e non dell'altro. Io devo dire che per me, che sono lettrice da tanto tempo e che leggo tanti generi diversi, è stata un'esperienza molto bella. Mi sono facilmente immedesimata all'interno di questa storia e con l'autore in particolare. Particolare il fatto che all'inizio di ogni capitolo ci sia l'elenco di quello che lui ha acquistato e di quello che poi lui ha effettivamente letto. Trovo che sia interessante, per di più è praticamente un insieme di recensioni a raffica. Se vuoi sapere un po' cosa pensa Nick Hornby della letteratura in generale, credo che questo sia un buon punto di partenza. A me è piaciuto davvero molto, l'ho trovato divertente, interessante e persino avvincente in alcuni punti. E questo è il primo volume di Beast Quest di Alan Blade. Di Adam Blade, scusami, serie che ha venduto tantissimo in Inghilterra, serie per ragazzi, fantasy. Questo ne è il primo volume che, come puoi vedere, era proposto al prezzo lancio di 1 euro. Dunque, questo è un discreto libro da poter leggere la sera a un bambino, barra un primo libro con cui tu puoi capire se il fantasy va bene per te o meno.
Il nostro protagonista è il classico eroe piuttosto giovane che si trova a combattere contro svariati mostri che per motivi vari gli si parano davanti. Questo primo volume è incentrato sul suo scontro contro un drago. Devo dire che per me e per la gente della mia età credo che non sia una grande lettura. Il corpo del testo è molto grande, quindi in realtà c'è molto poco da leggere. E le illustrazioni, per quanto simpatiche, sono anche proprio per un pubblico che non si aspetta grandissime cose dal fantasy, io credo. Quindi, o sei un neofita del genere, o sei un lettore molto giovane. In quel caso te lo consiglio perché è anche abbastanza carino, voglio dire. In ogni altro caso, mi spiace, ma non credo che faccia per te. Il Piccolo Principe, di cui non cito mai l'autore per non fare figuracce. Un prezzo molto onesto per questo volume è un motivo che mi ha portato a comprarlo quando l'avevo già letto ma non lo possedevo di fatto. È stata una lettura molto gradita, devo dire che nella sua semplicità continua ad avere una potenza notevolissima questo volumino. È vero che è pensato anche per un pubblico eventualmente molto giovane, ma io credo che esattamente come nella dedica iniziale, forse il meglio lo dà quando il lettore è già un po' più grande e va a farsi delle domande riguardo a quello che era il suo passato o a quello che potrebbe essere eventualmente il suo futuro genitoriale, per esempio. E sa creare delle immagini estremamente limpide, estremamente nitide nella mente anche di qualcuno che non ha una così fervida immaginazione. Non era. Nelle mie letture fondamentali, quando ero più giovane, o comunque nei miei paletti, nella mia vita da lettrice, ma credo che lo possa essere per alcuni. Il diario di Suzanne di James Patterson. Io credo che se mi segui da un po', questo è esattamente il libro che non ti aspetti di vedere nelle mie letture mensili. Dunque, i motivi sono diversi nel caso tu non mi conosca già né personalmente né all'interno dei miei video. Io non leggo granché di letteratura, chiamiamola rosa. Dunque, questo è il caso di un libro che è piuttosto ben scritto e si propone di fare qualcosa, secondo me, di un pochino inedito. Tutto questo mi ha portato a rimanere piacevolmente stupita da quest'opera. La trama più o meno è questa. Ci viene presentata una donna che in qualche modo intrattiene una relazione con un uomo che conosce da un po' di tempo, ma forse non così bene. L'uomo in qualche modo se ne va, in quel momento l'uomo lascia alla sua partner un diario a sua disposizione in modo che lei lo possa leggere. Il diario, dal titolo omonimo direi che potresti anche già averlo capito, è di questa Suzanne, che è un'altra donna, la partner precedente di quest'uomo. All'interno di questo libro quindi si alterna le vicende della protagonista e la lettura del diario che viene proposto anche al lettore. Pur essendo in traduzione, io sai che ormai spero e cerco di leggere quello che è in lingua inglese, in originale, di leggerlo in inglese appunto, questo mi è piaciuto in questa traduzione, quindi io credo che con Maximum Ride il mio problema fosse proprio relativo alla storia, ecco. Mi era piaciuto solo il personaggio di Fang, se vuoi sapere. Quindi io mi sento di consigliarlo anche a un lettore maschile, questo perché secondo me può dare effettivamente qualcosa al lettore. Topolino, non vado molto, come dire, a lungo su questo volume, l'ho comprato per Dylan Top in sostanza. Mi è piaciuto? Sì. L'ho trovato piuttosto divertente, piuttosto spiritoso, un po' meno celebrativo di quanto mi era stato annunciato, ma comunque è stata una lettura piuttosto simpatica. Oceano Mare di Alessandro Baricco. Se mi segui su Goodreads sai già cosa sto per dire. Dunque, a me piace Baricco. E 900 per me è una vetta notevole delle cose che ho letto nella letteratura italiana. Oceano Mare è tutta un'altra storia. Devo arrendermi al fatto di averlo trovato un esercizio di stile. A me piacciono gli esercizi di stile, ma questo non è un esercizio di stile così riuscito. È una sorta di acquerello, se vuoi la mia opinione personalissima, piuttosto slavato, di un insieme di personaggi che ci vengono presentati come clienti, avventori di una locanda con vista mare. I personaggi in questione sono tutti molto particolari, molto legati all'elemento mare, spiagge, cose del genere, ma ognuno di loro viene appena tratteggiato e poi lasciato al suo destino. Si passa da un personaggio all'altro con degli stacchi notevoli, quasi insensati. Le descrizioni, ripeto, sono molto labili in alcuni punti. Trovo che nel tentativo di dilungarsi su una riflessione apparentemente intelligente sulla faccenda oceano, mare, eccetera, eccetera, si sia persa un po' le fila del discorso. Questo è quello che ti posso dire.
Un altro romanzo di esordio, sia nel senso che è il primo di questo autore, sia nel senso che è il primo che io leggo di questo autore. Autore italiano, che leggerò per non sbagliarmi, Paolo Maurenzig, qualcosa del genere. Questa è la variante di Lüneburg. Dunque, io sono un'appassionata di gialli. Questo avresti già dovuto intenderlo, come dire nei miei video precedenti. Gialli del tipo, diciamo, generale Sherlock Holmes. Il tizio muore all'inizio, il resto è tutta spiegazione. Diciamo proprio così. Questo è lo stesso identico caso. Il tizio crepa all'inizio e poi torniamo indietro, pian piano, a scoprire il perché e il per come. Questo è l'inizio del libro, come ci si presenta appunto nelle prime pagine. Il resto del romanzo è tutt'altra storia. Fondamentalmente, in brevissimo tempo, da come è morto il tizio si arriva a riflettiamo insieme sul gioco degli scacchi, in generale sul gioco inteso come gioco a livello competitivo, in realtà anche senza andare troppo lontano, una riflessione anche sulla guerra in generale, perché non credo di dovertelo dire io, immaginati due eserciti schierati uno contro l'altro, pezzi bianchi e neri, è già una guerra in corso, anche piuttosto cruenta se vai a vedere. Nella variante di Lüneburg c'è tutto questo e soprattutto nel finale si sviluppa il tutto in una maniera piuttosto inedita e anche abbastanza sconvolgente in un certo senso, soprattutto per la lunghezza di questo Adelphi, che non è proprio un 400 pagine in cui ci si aspetta qualcosa del genere. Dunque, la prosa mi è piaciuta. Il tutto però è condito da un elemento, diciamo segreto, diciamo molto labile, che io ho trovato piuttosto strano. Questo mi porta a dirti che non credo leggerò altro di questo autore, nonostante mi sia stato consigliato più volte Canone Inverso anche su questo canale. Penso ne vedrò il film, e io non lo dico molto spesso. Questo perché è una prosa particolare, effettivamente, e non sono convinta che faccia per me. Detto questo, se vuoi qualcosa di inaspettato, se vuoi qualcosa di non già letto, e in particolare se ti piace il gioco degli scacchi, io credo che questo ti potrebbe piacere. Attenzione! Si va da tutt'altra parte, non è quello che ti aspetti. La lunga notte del dottor Galvan di Pennac. Ci sono diversi motivi per cui io non vado a leggere molti degli autori che piacciono all'universo mondo. Uno di questi è il fatto che il mio gusto non è popolarissimo. Me ne sono ricordata leggendo questo libricino. In questo volumino andiamo a essere spettatori di una notte al pronto soccorso, in particolare di un evento dedicato a una delle persone che entrano all'interno di questo pronto soccorso. Una sorta di binomio in realtà, il dottore e il paziente che vanno a conoscersi e diciamo ad affrontarsi all'interno di questa notte. Il dottore, in particolare il dottor Galvan, chiamiamolo. È un personaggio piuttosto detestabile, passabilmente detestabile, io penso, arricchito dal fatto che la prosa di Pennac in questo libricino è passabilmente detestabile. In sostanza, diciamo che io posso definire questo libricino come qualcosa che non mi è piaciuto, perché, tanto per cominciare, la prosa ha dei picchi e dei punti di discreta volgarità, si avverte in diversi punti il fatto che quello che ci sta dicendo l'autore non sia necessario. E considerando che stiamo parlando di meno di 100 pagine, il fatto che ci sia qualcosa di non necessario mi fa squillare mille campanelli di allarme. Ho cominciato a parlare di questo volume nel video del mese scorso, credo. Dune di Herbert, primo del ciclo di Dune, uno dei cicli di libri di fantascienza più famosi al mondo, probabilmente. Io non l'avevo ancora letto. Mi sono fatta prestare questo dal mio ragazzo, in questa bella edizione Fanucci, direi. Questo è il primo della serie. Pianeta, chiamiamolo Dune, in realtà Arrakis, è uno dei luoghi più inospitali che l'universo fantascientifico mi abbia mai mostrato. Un susseguirsi di dune aride e in cui l'acqua è veramente un qualcosa che non si vede, non si sente, non si respira. Quindi l'acqua è un bene preziosissimo in realtà, ma c'è qualcosa di più prezioso su quel pianeta, una spezia particolare che fa di questo pianeta un luogo interessante per diverse popolazioni, diverse potenze mondiali. Siamo in una concezione fantascientifica, quindi in realtà non siamo sul pianeta Terra, le popolazioni che ci vengono mostrate non sono, voglio dire, indigeni del Nord America, ma hanno caratteristiche, che sono tutte frutto dell'invenzione di Herbert stesso. Devo dire che mi è piaciuto molto questo primo volume. Ho arrancato un pochino all'inizio e poi, come in molte altre cose di questo genere, l'ho divorato in poco tempo.
E se lo hai letto, ti dirò che Jessica, personaggio all'interno di questo volume, è uno dei personaggi che mi hanno colpito di più nella fantascienza che ho letto negli ultimi anni. E ti dirò anche questo, se ci pensi, in questo anno di pubblicazione si parla di qualche decina di anni fa ormai, non si parlava così spesso di personaggi femminili davvero interessanti, quindi mi ha fatto ancora più piacere leggerlo. Spettri nella macchina, volume 2 di John Constantine, alias Hellblazer. Ti ho già parlato di questa serie nel mio scorso video. Non è un horror della serie spiattelliamo gli organi sulle pareti. È qualcosa però di lievemente disturbante, di lievemente putrido, di forte impatto in ognuno dei suoi volumi. Il secondo volume non è da meno e ti voglio leggere una citazione. Prima avevo solo visto la guerra. Ora so che odore ha. Puzza di benzina. Questo stesso volume puzza di benzina. È qualcosa di acre, qualcosa di piuttosto forte e non mi stancherò mai di dire che Hellblazer è un fumetto per adulti che vale la pena di essere letto da adulti che si vogliano lasciar conquistare da una storia del genere. Lui comunque è vero che è un esorcista in qualche modo, una sorta quasi di stregone. C'è anche qualcosa di voodoo vagamente in questi volumi. Ma anche se non sei appassionato di fantasy, di cose soprannaturali, eccetera, questo è qualcosa che ti invito a provare nel panorama del fumetto americano. Ripeto, solo per adulti, solo per stomaci anche un po' forti. Detto questo, mi sento di consigliare il Blazer ancora una volta. Volumi 18 e 19 di Fables, nella solita edizione economica, non ne parlo a lungo. Qui andiamo, ci viene ricordato ancora una volta il fatto che Fables non è un unico universo, non è un'unica fiaba, non sono pochi personaggi. Io continuo a consigliare tanto Fables, sia per i disegni, sia per la storia, sia per una maniera inedita di presentare le fiabe, che fino a qualche anno fa erano state completamente abbandonate dal mondo, dal cinema, e che adesso, se hai notato, hanno avuto un boom notevolissimo. Se vuoi la mia opinione, una delle cose che hanno fatto scattare questa specie di mania potrebbe proprio essere Fables, io te lo consiglio. Betrayed, secondo volume della saga della Casa della Notte delle due caste, madre e figlia per la cronaca. Dunque, questo secondo volume l'ho trovato migliore del primo. Detto questo, per me che leggo robe di vampiri da diverso tempo, questo è come se mi venisse presentato come una storia di vampiri che si limano via i canini e se li smussano. Non so se rendo l'idea. Questi vampiri non hanno grande mordente, non sono esseri di cui aver paura, né esseri da cui essere particolarmente attratti. L'aspetto invece magico, scolastico che c'è all'interno di questi volumi è un pochino più interessante rispetto ad altre cose che ho letto a riguardo. Questo secondo volume, ripeto, è un pochino migliore secondo me del primo. Io ormai vado avanti ancora un pochino, senz'altro con la saga, perché ne avevo comprati più di uno contemporaneamente, li ho presi usati. E devo dirti ancora una cosa. La protagonista qua viene tratteggiata un pochino meglio, i personaggi a contorno cominciano ad avere un pochino più senso, ma questo secondo volume mi ricorda ancora una volta la potenza che ha avuto Harry Potter. Non sto scherzando, stiamo parlando di romanzi per ragazzi. Qui mi viene presentata come grandissima minaccia una cosa che in realtà penso non spaventerebbe neanche me nel quotidiano. Quando in Harry Potter volume 1 il nostro Harry si trova ad affrontare Lord Voldemort e a dover avere a che fare con la pietra filosofale. Questo mi ricorda a volte la potenza di alcuni romanzi per ragazzi e la non così grande potenza di alcune di queste serie. Questo volume so che ha venduto tante copie, so che ne hanno parlato molto qualche mese fa, l'ho avuto in scambio e, vista la trama, visto il titolo, perché no, vista anche la copertina e l'edizione, pensavo fosse una storia che poteva entrare nelle mie corde. Prime pagine, inizio della storia. Mi sono venute in mente immagini molto belle, molto felici, prese per esempio da Downton Abbey. Seconda cosa, ci sono questi due personaggi molto giovani che si, come dire, muovono all'interno delle prime pagine. Mi ha ricordato molto la saga di Crestomanci, Vita Stregata, te ne ho parlato nello scorso video, per esempio. Infine, mi ha ricordato Il Giardino Segreto, che nei classici non è dei miei preferiti, ma mi aveva colpito per due o tre elementi. Pagine dopo, la mia reazione è cambiata. Questo libro ha un ritmo molto lento. Le cose andavano adagio, insomma, il ritmo era piuttosto ordinario. Sembrava quasi di essere in un romanzo di quelli non troppo riusciti della Jane Austen. Beh, questo smette di essere avvincente a un certo punto, e nel momento in cui torna
torna a essere avvincente, quindi si sviluppa del tutto la trama fino ad arrivare alla conclusione, inaspettata passabilmente, devo dire. Da una lettura un pochino lenta è diventata una lettura antipatica per me. La protagonista, che è questa giovane donna che è un'appassionata di lettura, che vive in questa grande casa, quindi tutte cose che potevano farmela stare simpatica, diciamo, ha la brillante idea di fare qualcosa che secondo me nessun lettore farebbe mai. Perlomeno è come se questa bambina, fondamentalmente, avesse passato anni a leggere storie riguardanti il delitto perfetto e poi, trovandosi in un negozio di caramelle, si trovasse a rubare due lecca-lecca. Questa è stata la mia opinione a questo riguardo. Dimmi un po' cosa ne hai pensato tu, se lo hai letto, perché so appunto che è piuttosto famoso, mi piacerebbe parlarne con te. 5 allegri ragazzi morti numero 0 di Davide Toffolo. Non ne parlo troppo perché ho già parlato di quest'opera, ma è proposto a colori. Mentre, se ti ricordi, avevo parlato di questa edizione che fondamentalmente è in scala di blu, è in bicromia, si usa dire, no? Questa quindi è l'edizione nuova, questa era l'omnibus della Coconino, come puoi vedere anche un formato maggiore, tante belle cose. Questo Zero è nuovo, una storia nuova rispetto ai 5 allegri ragazzi morti che conoscevo io, quindi l'ho comprato senza colpo ferire. Devo dire che, nonostante la copertina in rilievo, nonostante la copertina sia una citazione a un album che, se ne sai un po' di rock, avrai immediatamente individuato, nonostante mi piacciono molto i 5 allegri ragazzi morti, io non credo che riacquisterò l'opera in questa edizione. Ho già l'omnibus, credo che individuerò. Questo sicuramente era lo Zero e eventualmente, se ci fosse un altro volume che io non possiedo ancora, magari li acquisterò. Ma io mi sento di consigliarti di più quello della Coconino. Tanto per cominciare è tutto insieme. E poi, questo tipo di colori è vero, è carino, voglio dire. Ma non so quanto renda migliore la storia di Toffolo. Qua vado molto di fretta perché il tempo è quello che è. Original Sin, nuovo volume di questa serie. In questo comincia a succedere qualcosa, ma come al solito nei mini eventi della Marvel succederà tutto probabilmente solo nell'ultimo volume. Lanterna Verde, 2 volumi questo mese, 34 e 35, per questa, chiamiamola, miniserie rivolta. La DC Comics, secondo me, ha un equilibrio ben pensato sulle storie, non è una vera e propria miniserie, è semplicemente una storia che si sviluppa più su più volumi, ecco. Sempre molto bello, a me piace proprio, per la fantascienza te lo consiglio, guarda che tavole che ci sono, e la storia va avanti in un modo che mi piace, fine. Multiversity, il numero 2 di questa miniserie, lo guardo perché io ho già il 3, vabbè. Dunque, questo evento della DC Comics pensato dal buon Morrison, che conoscerai già se ne sai un po' di supereroi perché ha scritto tante opere fondamentali in universo DC Comics e non solo, beh, continua a essere piuttosto interessante. Anche qua questo secondo volume ritorna un po' indietro, si torna un po' indietro proprio a livello della storia, si rallenta come ritmo, ma mi sembra che ci sia tanta carne al fuoco in senso positivo. Io per il momento continuo a consigliare questa miniserie DC Comics. Infine Sinestro, sai che mi piace, questo volume non fa eccezione, si va avanti anche con la storia delle Lanterne Rosse, che io trovo sempre molto interessante, per di più la Lanterna Rossa di cui ti parlavo negli ultimi numeri, come dire, ha un ruolo più importante in questo volume che ci porta ad avere la comparsa di Superman. Superman non è affatto il mio preferito della DC Comics, ma quando appare succedono sempre cose piuttosto simpatiche, quindi io ti consiglio anche Sinestro. I numeri mensili di Asterix, dal 9 al 13. Asterix di Britanni, carino. Le mille e un'ora di Asterix, me ne hai sentito parlare nel video dei preferiti, perché? Perché è un'opera intelligente, originale, acuta, che ci ricorda ancora una volta quanto Gushin e Uderzo lavorino bene insieme. Riprendono le mille e una notte nel senso più magico, più positivo, di tutto quello che ci portano quelle storie. Asterix è il duello tra i capi, fra quelli che ti mostro forse è quello leggermente più debole di questa serie. Asterix Gladiatore. So che ho già detto che per gli amanti della storia Asterix è una grande lettura. Asterix Gladiatore non fa eccezione, semplicemente non è uno dei miei volumi preferiti di Asterix, tutto lì. Infine Asterix il Gallico, e li appoggio se mi permetti. Asterix il Gallico in realtà è il primo volume uscito di Asterix, proprio in ordine cronologico. Ti ricordo che in questa edizione RCS la progressione non è quella cronologica di pubblicazione, questo mi aveva dato un po' fastidio all'inizio, ma si recupera abbastanza in fretta. Cosa ti posso dire? Il fatto che non sia proposto in ordine cronologico mi fa ancora più apprezzare e capire quanto la storia si è evoluta col passare dei volumi. Il primo volume mi ricorda ancora una volta quanto i disegni si siano evoluti, quanto i personaggi si siano sviluppati all'interno della storia. Quindi è vero che la natura episodica di Asterix è abbastanza evidente, puoi leggere un qualsiasi volume
estratto dal contesto, ma letti tutti insieme danno una visione d'insieme che io trovo molto bella. Questo video è stato un po' più breve di quello precedente che ho girato, spero di poterlo rendere ancora più breve in fase di montaggio. Ti chiedo scusa se ci sarà qualche taglio improponibile, ma fidati, è per il tuo bene, se no ti passi un'ora della tua vita a sentire me che parlo di quello che leggo e non è proprio il massimo. Detto questo, ti ringrazio di aver visto questo video finora. Ti saluto come al solito, ti invito a contattarmi se ti va su tutti i social network che lascio sempre in descrizione, perché non ti preoccupare, rispondo, guardo, osservo e non mi dimentico di tutto quello che vedo in poche parole. Con questo ti saluto davvero e ci vediamo alla prossima.